Acquaviva Picena è ancora dominata dalla rocca dei suoi signori, che ne ricorda la potenza. Tra la fine di luglio e l'inizio di agosto di ogni anno, Sponsalia rievoca le sontuose feste per il matrimonio di Forasteria, figlia di Rinaldo dei signori d'Acquaviva, con Rinaldo dei Brunforte, signore di Mogliano, avvenuto nel 1234. Oggi come allora è festa per vie e slarghi del paese. Il popolo scende in piazza per far festa ai suoi signori. Il matrimonio porterà benessere per tutti. Intanto il banchetto nuziale si consuma nella corte del castello, fra musiche e danze medievali fino a notte inoltrata. L'hanno cantata come Città delle Torri. Ne è stata cantata la sua tradizione guerresca, la sua fiera indipendenza. È Ascoli Piceno, entro le cui mura tutto racconta ancora la grandezza dell'epoca romana e di quella medievale. A questo tempo risale la Quintana. Gli statuti del 1377 disponevano che la ricorrenza del santo patrono Emidio fosse solennizzata con feste, giochi e un torneo cavalleresco. La manifestazione si apre con l'offerta dei ceri sul sagrato della cattedrale da parte della magistratura cittadina. Ancora oggi, i sestieri cittadini si contendono l'ambito palio nella giostra della Quintana, dopo aver animato per le vie della città un sontuoso corteggio di oltre 1400 figuranti.